Il segreto, anticipazioni spagnole delle puntate. La new entry Rafaela porterà scompiglio nelle prossime puntate della telenovela. La donna, dopo essere arrivata a Puente Viejo, si insinuerà gradualmente nella vita dei membri del clan Castañeda, facendo leva sul fatto che Rosario, tanti anni prima, intratteneva un rapporto d'amicizia con sua madre. Le anticipazioni segnalano che, contemporaneamente all'ingresso della ragazza, ricominceranno nella cittadina spagnola dei veri e propri moti insurrezionali causati dagli anarchici. Rafaela, a causa di questi avvenimenti, troverà presto impiego nella locanda di Alfonso ed Emilia per sostituire una ragazza che è stata ferita dai sopracitati malviventi. Da quel momento in poi i telespettatori dovranno fare tanta attenzione ai passi successivi dell'ultima arrivata che, in primo luogo, comincerà a frequentare Ramiro ma, al tempo stesso, non disdegnerà nemmeno di provocare Matias. Se quindi da una parte Emilia completamente all'oscuro di come la conoscente si comporta col figlio adottivo inciterà il cognato a dare una chance alla dipendente, dall'altra Rosario apprenderà che la stessa Raffaella sta fuggendo dal marito e sconsiglierà a Ramiro di avviare una storia con lei. Ad ogni modo, col trascorrere degli episodi, Raffaella si troverà in sintonia anche con Raimundo e, esattamente come Matias, si interesserà alle proteste pacifiche che l'anziano vorrà portare avanti affinché le autorità riconoscano le classi sociali meno abbienti i loro pieni diritti. Proprio Raimundo sarà presto a conoscenza del fatto che il sottosegretario alla giustizia si recherà a Mugna per un'importante visita e deciderà di recarsi sul posto in compagnia di alcuni uomini per poter parlare con l'uomo. Raffaella, neanche a dirlo, vorrà unirsi al corteo e, dopo aver convinto Ramiro a non accompagnarla, ne approfitterà per passare del tempo con l'ingenuo e sempre più attratto da lei Matias. La folla capeggiata da Raimondo, comunque sia, se la vedrà brutta quando la cittadina verrà assalita da un attentato e così Ramiro temerà per l'incolumità della fanciulla da cui è attratto. Quando il peggio sarà passato, l'ex commilitone vorrà inoltre parlare con Raimondo per sapere se si è ripresa dallo spavento. Lei a quel punto, fingendosi ancora scossa per quanto è successo, abbraccerà il Castagneda il quale, non riuscendo più a resistere alla tentazione, finirà per baciarla, salvo poi pentirsene, visto che lei è già sposata. Occhio quindi a questo passaggio. Raffaella dirà apertamente a Ramiro di voler cominciare una relazione con lui ma gli chiederà esplicitamente di non parlare a nessuno del loro avvicinamento, ciò allo scopo di mantenere in piedi il doppio gioco con Matias. L'ignaro Ramiro acconsentirà a questa richiesta pur di non mettere Raffaella in cattiva luce di fronte ai compaesani, ma per quanto tempo la nuova antagonista della telenovela riuscirà a tessere i suoi intrighi? A tal proposito vi anticipiamo che l'enigmatica straniera mostrerà un certo nervosismo quando Longinos Luque, vecchio amico del figlio di Rosario, ritornerà a Puente Viejo per far luce sull'attentato di Mugna. Sarà dunque lecito chiedersi se Raffaella nasconda qualcosa di pericoloso e